scaricare l'applicazione, vai sul tuo browser e cerca Filmora. Io l'ho già cercato. Praticamente, ecco qui, su Products c'è il nostro programma che useremo, Filmora 9, che ci permetterà, nella versione completamente gratuita, di impararlo, scoprirlo completamente, capire le sue potenzialità, le sue peculiarità. Poi ti consiglierò di acquistarlo nella sua versione da circa 60 euro, è una Tantum che ti permetterà di utilizzare il software per tutti i tuoi video. E poi ci sono Filmora Pro e quest'altro software per registrare il monitor. E quindi scarica il software su Downloads, sia nella versione Windows che versione Mac. Vedrai quanto è veloce e leggero nel download e intuitivo nell'installazione. Lo troverai nelle tue applicazioni, eccolo qui, con questa icona. Apriamo il programma. Praticamente, nell'apertura del programma potrai vedere subito, qui ci saranno i tuoi progetti recenti salvati, e qui invece potrai scegliere che tipo di formato avrà il tuo video di destinazione. 16 noni è il formato di YouTube, quello rettangolare, che conosciamo tutti. 1:1 è il formato di Instagram, formato quadrato. 9 sedicesimi è il formato quello delle storie di Instagram, quello per capirci, quello verticale. E poi ci sono 4 terzi versioni standard, diciamo che sono meno usati questi due. Quindi direi di procedere con il 16 noni, quello di YouTube. Creiamo un nuovo progetto o apri il progetto esistente se li hai già creati altri. Quindi creiamo un nuovo progetto. Ecco qui la nostra interfaccia. Qui ti si apre subito una finestra con, Stai guardando ecco, il primo video. stop, con dei tutorial, ce ne sono diversi, veramente molto fatto bene questo programma, puoi imparare, vedi anche qui c'è un tutorial per principianti. Chiudiamo, apriamo bene la finestra. Ti consiglio per una questione di ordine mentale di nominare delle cartelle, eccole qui, queste qui. E nominarle con tutto quello che saranno i tuoi contributi che utilizzerai per il tuo montaggio. Allora, io di solito per una questione veramente di ordine mentale, che nei progetti grossi, sempre più grossi che farai, ti servirà. Per esempio, questa la chiamo video, poi creo un'altra cartella qui e la chiamerò grafiche, poi creo un'altra cartella, chiamerò musiche. Queste però per il momento ci bastano per imparare con questo software a importare i nostri materiali. Qui basta andare in questa sezione e qui si può importare file multimediali, importo da cartella multimediale, importo da fotocamera o telefono che magari sono collegati al tuo computer, importo con lo strumento taglierina istantanea che non ho mai usato sinceramente, scarica media da Facebook, Instagram, insomma molto molto prestante questo programma. Noi importiamo una cartella multimediale, io mi sono preparato una cartella per questo corso che si chiama Cartelli Corso Filmora, vabbè. Quindi importiamo la nostra cartella con dentro i video, ecco qui, benissimo, poi dentro la cartella grafiche andiamo a importarci la cartella delle grafiche, ecco qui, e poi le musiche. In questa lezione non lo faremo, lo faremo nella prossima, ti insegnerò quello che è il mio procedimento per scaricare musica online gratuita, nel senso che potrai utilizzarla siccome è in Creative Commons per i tuoi video senza dover pagare i diritti di utilizzo di quelle musiche. Sono musiche tra l'altro molto ben fatte e che poi ti farò vedere. Le utilizzo io per i miei progetti di sociale, no profit e video non commerciali, diciamo. Per aprire, guardare, visionare ogni contenuto, contributo che tu hai importato, video in questo caso, doppio clic. Ecco qui. Oppure questo qui. E di conseguenza la stessa cosa anche per grafiche, doppio clic, e te le apri qui, in questa schermata. Prima di concludere la prima lezione, ti faccio vedere le preferenze del programma. Eccole qui. Generale, ti chiede delle cose riguardo agli aggiornamenti che ognuno può decidere di impostare come vuole, gli aggiornamenti ogni settimana, ogni mese. Poi cartelle, qui ti va a chiedere dove andare a salvare delle cose, delle istantanee, quindi vuoi fare delle fotografie del tuo montaggio,
per fare per esempio le thumbnail, le istantanee per il canale YouTube. Modifica, ah sì, questo qui per esempio è la durata delle fotografie. Quando tu importi una fotografia, quanti secondi vuoi che duri quella fotografia in fase di importazione? In questo caso è 5 secondi, direi che va benissimo, ma tu puoi mettere anche 10 secondi, per esempio. Durata delle transizioni. Le transizioni sono quelle cose che utilizzerai tra una clip e l'altra nel tuo montaggio, quindi le transizioni in questo caso durano 2 secondi. Io di solito metto 1 secondo, ma ognuno può fare quello che vuole. Gli effetti, fermo immagine, schermo diviso, insomma, tutte quelle cose che possono esserti utili durante il tuo montaggio e che puoi andare a modificare qui. Salva. Ecco, questo è molto importante, soprattutto per progetti un po' complicati. Salvataggio automatico. In questo caso, lui aveva messo 5, va benissimo 5, io a volte faccio anche 3 minuti, quindi ogni 3 minuti lui fa un salvataggio automatico del tuo progetto. Prestazione, questa è una cosa molto tecnica, direi di lasciarlo semplicemente com'è. E qui c'è uno spazio dedicato ai proxy. Ecco, magari quando avrai un progetto molto pesante con dei file in 4K un pochino importanti, magari chiamami che ti spiego questa cosa dei proxy. Però semplicemente, per farla molto breve, il programma va a creare un file molto più leggero per poter montare e gestire il tuo progetto in maniera più agevole rispetto a avere file molto grossi, molto pesanti, e il tuo computer potrebbe avere difficoltà a gestirli. Però appunto, se dovessi aver bisogno, chiedimelo pure. Basta dire che la prima lezione è terminata, passiamo pure alla prossima.